Ecco, all'interno di questi rapporti che noi continuiamo a vedere, a mettere a fuoco, c'è anche il rapporto con gli altri, l'altro. Quando emerge davanti a me, l'altro con la sua alterità mi fa paura, l'altro mi fa dire che non è solo, l'altro, proprio come si presenta davanti a me, mi fa dire che non tutto è mio e che ormai lo spazio, le cose sono anche di un altro. E allora possiamo concludere come Jean-Paul Sartre: gli altri sono l'inferno, perché rappresentano per noi un limite, perché ci dicono esistiamo anche noi. Allora questo sovente per noi diventa collera, diventa l'insopportazione dell'altro. Siamo sempre in collera quando incontriamo gli altri e soprattutto per affermare noi stessi, noi abbiamo bisogno in qualche misura di prendercela con qualchedun altro. Abbiamo bisogno di crearci un nemico perché questo nutre il proprio io, nutre il mio ego e a un certo punto mi porta a pensare soltanto a me stesso senza l'orizzonte della società, dei molti, degli altri, della comunità. È veramente un grosso problema. Certo, c'è un'ira positiva, non dimentichiamolo. C'è l'ira che è l'indignazione di cui parla la Bibbia. Anche Dio si indigna e anche Dio in questo senso va in ira, e guai se non ci fosse questa passione in cui l'indignazione si manifesta anche con forme di collera. Ma quando non c'è nessuna infrazione della giustizia, ma c'è semplicemente la volontà nostra di dominare, di non vedere l'altro all'orizzonte, di non accorgersi di lui o addirittura di non sopportarlo, questa allora è una collera omicida. Non a caso Gesù diceva: basta che uno parli con ira al fratello che ha già commesso omicidio.